Le tenebre, che a volte circondano il cielo delle anime vostre, sono luce. Per esse voi vi credete nel buio ed avete l'impressione di trovarvi nel mezzo di un roveto ardente. Infatti, quando il roveto brucia, l'aria intorno si riempie di nembo e lo spirito smarrito teme di non vedere, di non comprendere più nulla. Ma è allora che Dio parla ed è presente all'anima, che ode, intende, ama e trema. Non aspettate adunque il Tabor per vedere Dio, quando già lo contemplaste sul Sinai. Fratelli e sorelle, pace e bene a tutti voi. Oggi vorrei collegare questa nostra riflessione sulle parole di Padre Pio a un'altra santa, Santa Caterina da Siena, che è la patrona d'Italia e che oggi ricordiamo. Ecco, è l'esperienza un po' di tutti i santi che si sono affidati al Signore di passare attraverso questo roveto ardente, che è l'amore di Dio, questo roveto ardente che è la presenza di Dio nella nostra vita, come lo è stato per Mosè sul monte Sinai. E Padre Pio ci raccomanda proprio di essere nella certezza che proprio nel momento in cui questo roveto della presenza di Dio brucia in un modo straordinario, a volte intorno si crea quell'atmosfera quasi di asfissia. Ma lui ci dice che proprio lì il Dio parla ed è presente all'anima, che ode, ascoltiamo, ode, intende, ama e trema. Ecco questa dimensione dell'anima che è in collegamento con Dio, la voce di Dio, quella voce che ha detto a Mosè io sono. E nella vita vera di Dio noi possiamo trovare, l'anima può trovare la vita vera. Che cosa porta questa vita vera? Di accogliere, di intendere, di sentire, di ascoltare questa parola di Dio, questa presenza di Dio, questa vita nuova, e di portarci ad amare e a tremare. Perché? Perché l'amore infinito di Dio ci deve emozionare e deve far sì che nel nostro cuore ci sia questo tremore, questa ansia, questa preoccupazione di essere in comunione con Dio. Il Tabor, ci ricorda Padre Pio, è una manifestazione splendida della presenza di Gesù, la sua divinità, ma noi lo possiamo già accogliere in questa nostra umanità, nel nostro roveto ardente. Buona giornata a tutti voi.